Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre vi invito a iscriverci, a un like, condividere e commentare. Con l'arrivo del 2024 è andato via anche il mercato tutelato dell'energia e del gas. Con precisione, da gennaio 2024 è finito il mercato tutelato del gas. E dal 1° di luglio finisce il mercato tutelato dell'energia. Cosa cambia? Cambiano alcune cose, altre non cambiano. Innanzitutto c'è da fare una piccola precisazione. Non bisogna essere tratti in inganno dalla dicitura mercato tutelato. Per mercato tutelato che cosa si intende? Si intende il mercato dell'energia elettrica e del gas che si basa sull'andamento trimestrale del prezzo dell'energia. Quindi, in base a quello che è il prezzo trimestrale dell'energia, la tariffa al consumatore, al cliente, oscilla in base al prezzo di acquisto. Il mercato libero, che è quello in cui adesso devono transitare quasi tutti, e vediamo per quale motivo. Attinge, compra dalla stessa fonte, agli stessi prezzi, l'energia, luce e gas, ma può venderli al prezzo che vuole. E dopo vedremo, in quali forme, quali sono le principali forme di, abbonamento, le principali forme di contratto per l'energia elettrica e per il gas. Ci sono alcune fasce, alcune tipologie di clienti che sono esenti dal dover transitare nel mercato libero e sono gli over 70, poi ci sono le persone con fragilità, quindi mi viene in mente tutte quelle persone che sono destinatari della legge 104, una invalidità, e poi tutte quelle persone che sono beneficiari di un bonus sociale. Non si verrà distaccati dalla rete elettrica o dal gas perché bisogna transitare nel mercato libero. Fare una libera scelta, quindi decidere consapevolmente di sottoscrivere un abbonamento, un contratto con un fornitore di energia e gas sul mercato libero è la cosa migliore, ma chi rimane nel mercato tutelato e non può rimanere perché non ha quei requisiti che ho appena elencato, verrà ceduto a un'azienda di mercato libero in base all'acquisizione, alla vendita di lotti di clientela. Tutta la transizione di tutti quanti i clienti avverrà in circa un paio di anni. Però è meglio fare una scelta consapevole. C'è da dire per quanto riguarda le tariffe, gli abbonamenti all'energia elettrica e al gas, che sarà facoltà, non è ancora applicato, ma sarà facoltà da parte delle aziende di energia elettrica e gas poter applicare una penale per recesso anticipato. Cosa che fino ad oggi non c'è stata. Nel campo della telefonia c'è stato, c'è una penale che poi è stata rimodulata come costi di servizio e in alcuni casi ha cambiato nome perché è stata risottoposta come rimborso della scontistica anticipata. Diciamo che i piani tariffari energetici oggi per il mercato libero si basano soprattutto su una scontistica che si basa su il volume di consumo. Ed entro maggiormente nello specifico e non per le singole aziende, ma per quelle che sono le dinamiche. Allora, su tutte quante le fatture, sia di energia elettrica che di gas, ci sono dei costi fissi che è quello che paga il fornitore del servizio al
fornitore di rete. Un po' come accade con la telefonia per quanto riguarda, che so, un operatore di telefonia verso l'operatore di rete. Solamente che questo costo fisso, per quanto riguarda l'energia è un costo esplicito, che viene addizionato poi ad altri costi, costi variabili che si basano sul consumo, mentre invece nella telefonia questo non c'è. È tutto quanto incluso. Preso questi costi fissi nell'energia, luce e gas, bisogna poi sommare il costo energetico. Il costo energetico, quello può essere composto da una tariffa monoraria, bioraria, dipende dal tipo di consumo che si effettua. Se siete una famiglia di due persone più un figlio, faccio un esempio, che per la maggior parte del tempo è della giornata, è fuori casa e consuma energia in casa solamente la sera e nei fine settimana, nei giorni festivi, conviene una tariffa bioraria. Se invece si passa una buona parte della giornata a casa, conviene una monoraria e quindi viene sommato questo costo, che vi ho detto di costi fissi, al costo dell'energia elettrica per kilowattora. Per quanto riguarda l'energia elettrica, poi la componente è similare a quanto riguarda il gas per metri cubi di gas. Ma c'è da considerare che sono sempre più frequenti tariffe all inclusive, ovvero che si basano sulla media del consumo basato su quello che è stato il consumo totale annuo. Su ogni fattura di energia, sia luce che gas, c'è il consumo che è stato effettuato nell'anno precedente. Presentandolo alle aziende di energia, si può avere una tariffa all inclusive dove viene calcolato un prezzo fisso bloccato al mese per 12 mesi, facendo quella che è la media di consumo mensile sulla base del consumo annuo dell'anno precedente. Quindi facciamo conto che si siano consumati 1200 kWh, ci attestiamo intorno al centinaio di kWh al mese e quindi si avrà una tariffa a prezzo bloccato all inclusive di 100 kWh al mese. E poi cosa succede dopo 12 mesi, dopo un anno? Beh, se si è consumato di più, la tariffa cambierà in più. Se si è consumato di meno, si avrà una riduzione di questo importo fisso da pagare. Ed è una dinamica che può essere applicata anche con il gas. Questo è un po' il quadro generale della situazione, meglio essere informati e rivolgo anche un messaggio alla esposizione di soggetti fragili per truffe, perché già per tanto tempo in cui il mercato non era maturo e sono state fatte vendite aggressive, nel senso che il mercato non era maturo sia dal punto di vista informativo dell'utente e anche per altre ragioni, però comunque si è dovuto arrivare al punto in cui non si può procrastinare ancora. Abbiamo assistito per tanti anni a vendite forzate, vendite truffaldine di venditori senza etica professionale. Mi viene da pensare che proprio Nadia Toffa ha cominciato nelle Iene con un servizio sui venditori scalti, truffaldini di energia e bisogna stare molto attenti e io voglio dare un consiglio rivolto alle persone anziane, fatevi supportare da vostri figli, da vostri nipoti, non fate entrare persone in casa che vi chiedono una fattura dell'energia per poter prendere dei dati oppure quando vi telefonano ed è un'azienda di energia, evitate di dire la parola, il monosillabo sì, perché possono campionare questo monosillabo
per prendere e fare una falsa registrazione per un contratto telefonico. Quindi dimenticatevi il monosillabo affermativo, fatevi supportare da figli, nipoti, non fate entrare persone in casa che si qualificano come funzionari tecnici di aziende di energia, e soprattutto se avete intenzione di migrare verso un'azienda di energia del mercato libero, fatelo in modo consapevole e consultate tutte quante le offerte che ci sono sul mercato per scegliere quella che più è giusta per voi. Potete consultare questo link, che è un link governativo comparativo, mettendo alcune informazioni per quanto riguarda le offerte dell'energia in base a dove siete residenti. Quindi vi ricordo, per quanto riguarda le persone fragili, le persone anziane, cercate di tenere alla larga venditori truffaldini, e mi rivolgo anche a figli, nipoti, supportate i vostri genitori, i vostri zii, i vostri nonni a fare una scelta consapevole, informata e non essere mira di potenziali truffatori. Io vi ringrazio per questo video, vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!